Torna in classe l'educazione civica. È infatti ripreso il ciclo di lezioni organizzate dall'Associazione Trastevere ed Arno. Inizia come un sogno di dare una formazione civica agli alunni, perché era stata introdotta con un'ordinanza ministeriale come materia curriculare e quindi era piuttosto, insomma, abbastanza difficile che gli insegnanti di matematica e fisica si potessero cimentare. Allora, da questo così sogno è invece diventata una realtà, perché per ben 4 anni, questo è il quarto, quest'anno partecipano tutte e 24 le scuole superiori della città, va bene? Noi abbiamo portato degli esperti che, oltre ad approfondire argomenti di educazione civica, hanno anche, diciamo, aperto il bagaglio culturale degli studenti anche per quanto riguarda l'orientamento. In più quest'anno c'è una novità, molto forse esagerata, vedremo, che è una scuola vera e propria di introduzione alla politica, che verrà tenuta 2 volte al mese nella ex chiesa della Madonna del Duomo in via Oberdan, aperta a chiunque. Lo scopo è, appunto, presuntuoso, è quello di insegnare i rudimenti dell'amministrazione pubblica, della politica, a tutti coloro che ne avessero voglia, per esempio a chi volesse fare il consigliere comunale. A salire in cattedra al liceo scientifico Francesco Redi per il primo appuntamento il giornalista Matteo Giusti, che ha parlato della questione Medio Oriente. Il Medio Oriente è un qualcosa che va compreso, va studiato e va approfondito. Sono 80 anni che si cerca una pace, un equilibrio e non si trova. Il futuro dell'Europa, dell'Asia e soprattutto degli Stati Uniti, che in Medio Oriente si giocano tanto, si gioca proprio qui.